Finalmente c'è il segno più sul Fondo Sanitario Nazionale. E quanto riferito oggi ad Ancona da Alessandro Morelli, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega al CIPES. Per il 2023 alle Marche sono andati infatti 80 milioni in più rispetto al 2022 dal riparto del Fondo Sanitario Nazionale operato dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile. 80 milioni in più che significano risorse assegnate per oltre 3 miliardi e 100 milioni di euro che avranno come focus di intervento prioritario liste d'attesa e pronto soccorso. La priorità delle priorità sono le liste d'attesa e poi gli investimenti per favorire il potenziamento della medicina territoriale, per l'ingolfamento dei pronto soccorso. E naturalmente è un segnale assolutamente molto positivo quello che arriva dopo i tagli alla sanità, ben 45 miliardi in meno dal 2012 in poi. È il primo segnale più, è un segnale sicuramente importante, non determinante, però dobbiamo dire che si è invertita la tendenza. L'auspicio è che il governo possa, assieme alle regioni, trovare una quadra rispetto agli investimenti nazionali. La nostra speranza è che anche l'anno prossimo si possa ottenere nuovamente un segno più che bisserebbe questo segno positivo dopo tanti anni di tagli. Le liste d'attesa sono oggetto di interventi continui, anche ieri c'è stata una lunga riunione, adesso con la nomina del nuovo sottosegretario Salvi c'è una capacità e una possibilità operativa di controllo e di verifica sul sistema complessivo. Naturalmente quest'anno partiranno anche i nuovi accordi con la sanità convenzionata per garantire quelle prestazioni che il servizio pubblico non riesce a garantire. Io sono ottimista perché questo è l'anno in cui verrà applicato il nuovo piano sociosanitario approvato ad agosto e la riforma della sanità. Penso che quest'anno cambierà nettamente il segno e la tendenza sulle liste d'attesa. Le liste d'attesa stiamo facendo la ricognizione del quello che c'è, di quello che è stato fatto finora e sicuramente stiamo elaborando dei piani per incrementare l'attività, che penso sia l'aspetto più importante su cui dobbiamo investire in idee e risorse.